Ciao ragazzi, sono Amalia di Wow e in questa lezione di biologia parleremo degli argomenti più comuni ai test di medicina degli ultimi anni. In questa prima lezione parleremo delle molecole organiche, quindi in particolare di glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici e vitamine. Qui vedete le domande che su questi argomenti sono uscite negli ultimi anni al test di medicina. Nella prima domanda si parla del massimo numero possibile di legami idrogeno tra RNA messaggero e RNA transfer in un ribosoma nel corso della traduzione. Non parleremo nello specifico di mRNA e tRNA, ma parleremo delle interazioni che legano tra di loro le basi azotate. Quindi fate attenzione a quante interazioni si formano tra adenina e timina e quante interazioni si formano fra citosina e guanina. In questa seconda domanda si parla del glicogeno umano. Parleremo del glicogeno nell'ambito dei polisaccaridi. Fate attenzione alla definizione, a dove si trova e a che cosa serve. Nella terza domanda si parla del numero di atomi di carbonio contenuto in varie molecole. Parleremo sia del desossiribosio, sia del glucosio, sia dell'amilopectina, dell'amilosio e del maltosio. Attenzione perché tutte queste molecole hanno in comune la composizione a partire da un unico monomero, tranne una. Nella quarta domanda si parla degli autosomi. Parleremo degli autosomi nell'ambito degli acidi nucleici. In questa quinta domanda chiede quale di questi enzimi non è normalmente presente in una cellula animale sana. Noi non parleremo in questa lezione dei processi a quale va incontro il DNA, in particolare duplicazione e trascrizione, ma parleremo di un enzima che non è presente nella cellula animale, perché nomineremo il dogma centrale della biologia molecolare. Nella sesta domanda chiede il rapporto corretto tra le quattro basi azotate del DNA. Ne parleremo e nomineremo adenina, timina, citosina e guanina quando parleremo degli acidi nucleici. Nell'ultima domanda si parla del ruolo dei legami idrogeno. Parleremo dei legami idrogeno principalmente nelle proteine. La prima lezione parla delle molecole organiche, quindi tutte le molecole che costituiscono gli esseri viventi, compreso l'organismo umano. Sono glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici e vitamine. Le molecole organiche hanno nella loro costituzione la presenza di un atomo o più atomi di carbonio. Infatti, la chimica organica è anche detta chimica del carbonio. Il carbonio è un elemento particolare perché è in grado di formare quattro legami covalenti che possono essere singoli, doppi o tripli. Si possono formare tra altri atomi di carbonio a creare delle catene che possono essere lineari, ramificate o chiuse ad anello, oppure con altri elementi, principalmente idrogeno, ossigeno o altri gruppi funzionali. I diversi gruppi funzionali presenti nelle varie molecole conferiscono a tutte le molecole differenti le loro particolari, caratteristiche. I glucidi sono la prima classe di molecole organiche che andremo a trattare e sono anche detti carboidrati o zuccheri. Il nome di carboidrati deriva dalla struttura generale dei glucidi che è composta da una molecola d'acqua presa n volte legata a un atomo di carbonio, anche questo preso n volte. Sono la principale fonte di energia per la cellula in quanto sono in grado di fornire 4 kcal per ogni grammo di glucide. In realtà non sono le molecole più energetiche che il nostro organismo ha a disposizione, che sono invece rappresentate dai lipidi, ma sono la fonte di energia più immediata e quindi sono le molecole che il nostro organismo cerca di ottenere anche a partire dagli altri nutrienti. Vengono divisi in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, a seconda del numero di molecole di glucidi presenti nella molecola. I monosaccaridi sono composti da una singola molecola di glucide e sono principalmente glucosio, fruttosio e galattosio. I disaccaridi sono composti da due molecole di glucidi unite insieme e sono principalmente saccarosio, maltosio e lattosio. Il saccarosio è il comune zucchero da cucina e si forma dall'unione di glucosio e fruttosio. Il maltosio si trova nella birra ed è formato dall'unione di due molecole di glucosio. Il lattosio si trova nel latte ed è formato dall'unione di glucosio e di galattosio. I polisaccaridi sono formati dall'unione di più molecole di glucidi. I principali presenti in natura sono amido, glicogeno e cellulosa. L'amido è la principale riserva energetica delle piante ed è composto da amilosio e amilopectina. Sia amilosio che amilopectina sono polimeri del glucosio, quindi sono formati da tante molecole di glucosio unite insieme. L'amilosio è una catena lineare di glucosio, con ogni molecola di glucosio unita alla successiva da un legame 1,4. L'amilopectina invece presenta nella sua struttura alcune ramificazioni, ogni 15-20 molecole di glucosio, e il legame in questo caso 1,6. Il glicogeno è la principale riserva energetica degli animali, compreso l'uomo, dove si trova immagazzinato in fegato e muscoli. Ha una struttura simile a quella dell'amilopectina, quindi con ramificazioni e con legami 1,6 tra le molecole di glucosio, ma le ramificazioni sono molto più frequenti rispetto all'amilopectina e si trovano ogni 8-10 molecole.
Infine, la cellulosa è il più abbondante polisaccaride presente in natura ed ha una struttura simile all'amilosio, quindi lineare, ma i particolari legami che si formano tra le molecole di glucosio lo rendono indigeribile per l'organismo. I lipidi sono la seconda classe di molecole organiche, sono costituiti da tantissime molecole differenti e hanno come caratteristica comune l'insolubilità in acqua. Si trovano in tutti gli esseri viventi come sostanze isolanti, impermeabilizzanti, ma anche come fonte energetica. Infatti sono in grado di fornire 9 kcal per grammo. Gli acidi grassi sono i lipidi più semplici, sono costituiti da lunghe catene di atomi di carbonio e vengono distinti in saturi e insaturi. Saturi e insaturi si differenziano per la presenza o meno di un doppio o di un triplo legame all'interno della catena. I poliinsaturi sono acidi grassi che hanno all'interno della catena più di un doppio legame, quindi più di un'insaturazione. La classificazione dei lipidi vede la presenza di lipidi semplici, che sono formati dall'unione di un alcol e di un acido grasso o di più acidi grassi, e di lipidi composti, che oltre ad alcol e acidi grassi hanno al loro interno altri gruppi. I lipidi semplici sono principalmente trigliceridi, cere, esteridi o steroidi. I trigliceridi sono caratterizzati dalla presenza all'interno della molecola dell'alcol glicerolo. L'alcol glicerolo ha la possibilità di legare 3 acidi grassi, perché presenta 3 gruppi OH. I 3 acidi grassi possono essere uguali tra loro e allora si parla di trigliceridi semplici, o possono essere diversi tra loro e allora si parla di trigliceridi misti. Così come gli acidi grassi, i trigliceridi possono essere saturi o insaturi, a seconda che nelle molecole di acidi grassi siano presenti doppi legami. La funzione principale dei trigliceridi è di riserva di energia e di deposito. Le cere sono altri lipidi semplici caratterizzati dalla presenza all'interno della molecola di un alcol monossidrilico. Le funzioni principali svolte in natura sono quelle di isolanti e impermeabilizzanti, prime tra tutti le cere prodotte dalle api. Gli steroidi invece hanno come componente principale della classe il colesterolo. Moltissimi ormoni fanno parte di questa classe di lipidi. Il colesterolo si può trovare nel nostro organismo sia libero sia legato ad acidi grassi, in questo caso si parla di colesterolo esterificato. Risulta sia una componente delle membrane che un precursore di tantissimi ormoni nel nostro organismo. Viene introdotto attraverso la dieta e la quota che non viene introdotta con l'alimentazione viene prodotta dal fegato. Il fegato è anche l'organo che demolisce il colesterolo in eccesso presente nel nostro organismo. Il circolo del colesterolo all'interno del corpo è mediato dalle lipoproteine, che sono principalmente le LDL e le HDL. Le LDL sono le lipoproteine che trasportano il colesterolo dal fegato a tutti gli altri tessuti del corpo, che devono utilizzarlo per la costituzione di membrane e quindi di nuove cellule. Le cellule possiedono recettori in grado di riconoscere le LDL e di acquisire il colesterolo una volta slegatolo dalle lipoproteine. Le HDL invece fanno il contrario, ovvero trasportano il colesterolo dai tessuti al fegato, in modo che questo possa essere escreto con la bile. Il rapporto LDL-HDL in un soggetto sano dovrebbe essere inferiore a 5 nel sesso maschile e inferiore a 4,5 nel sesso femminile. I lipidi composti sono i lipidi formati dall'associazione di alcol e acidi grassi, quindi lipide semplice, con altri gruppi funzionali o con altre molecole. Esempi di lipidi composti sono i fosfolipidi, le lipoproteine e i glicolipidi. I fosfolipidi sono i principali componenti delle membrane cellulari e sono formati da glicerolo, da acidi grassi e da un gruppo fosforico. Quindi la principale differenza con i trigliceridi è che non c'è un legame con 3 acidi grassi, ma con soli 2 acidi grassi e il terzo gruppo OH del glicerolo è impegnato con il legame di un gruppo fosforico. I più comuni fosfolipidi che formano le membrane cellulari presentano quindi un amminoalcol legato al gruppo fosforico, che può essere la colina, può essere la serina o altri gruppi. I fosfolipidi vanno quindi a costituire le membrane cellulari. Si dispongono in un doppio strato. Questo perché, a differenza dei trigliceridi, che sono lipidi apolari, i fosfolipidi presentano una distribuzione asimmetrica delle cariche elettriche. Quindi hanno una testa polare, dove si trova il gruppo fosforico, e una coda apolare, dove si trovano gli acidi grassi. Le teste polari si andranno a disporre all'esterno e all'interno del doppio strato, quindi in contatto rispettivamente con il liquido extracellulare e con il liquido intracellulare. Al contrario, le code si andranno a disporre all'interno del doppio strato in modo da essere isolate dall'acqua all'interno e all'esterno della cellula. La presenza di acidi grassi insaturi forma delle pieghe all'interno delle code apolari, che sono appunto formate dagli acidi grassi. Quindi la presenza di una piega riduce il grado di compattazione delle code di acidi grassi parallele tra loro e aumenta la fluidità della membrana. Allo stesso modo, se le code sono molto corte, si formano meno interazioni tra le code parallele e quindi la membrana risulterà più fluida. Il colesterolo si inserisce all'interno delle membrane fra le pieghe che si formano nelle catene di acidi grassi insaturi.
andando a occupare gli spazi che si formano e che quindi riducono il numero di interazioni fra code parallele, va a ridurre la fluidità di membrana. Le lipoproteine sono un secondo tipo di lipidi complessi. Sono composte da una porzione lipidica, di trigliceridi, di fosfolipidi e di colesterolo, e da una porzione proteica. La porzione proteica ha essenzialmente funzione di recettore e di cofattore per gli enzimi. Le principali funzioni delle lipoproteine sono enzimatiche, strutturali e di trasporto. Si conoscono 5 classi di lipoproteine, che sono i chilomicroni, le VLDL, le IDL, le LDL e le HDL. La classificazione dipende dalla densità delle proteine, infatti la sigla DL significa Density Lipoprotein, quindi abbiamo le VL o Very Low, le I o Intermediate, le L o Low, le H o High. La differenza tra i vari tipi di lipoproteine consiste nella composizione percentuale in trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo. I chilomicroni vengono prodotti dall'intestino e occorrono ad assorbire i lipidi assunti con la dieta e a veicolarli al fegato e poi agli altri tessuti dell'organismo. Il fegato sintetizza poi le VLDL che portano il colesterolo e i lipidi in circolo. Dalle VLDL, dall'azione di alcuni enzimi detti LPL o lipoproteine lipasi, si formano le IDL. Le IDL possono essere ulteriormente processate dagli stessi enzimi e formare le LDL o tornare direttamente al fegato. Le LDL si formano quindi dalle IDL che vengono ulteriormente processate e sono particolarmente ricche in colesterolo, infatti sono anche dette il colesterolo cattivo. Questo perché hanno la capacità di depositarsi nei vari tessuti, infiltrandoli di lipidi, e soprattutto di depositarli nella parete delle arterie, dove vanno a formare le placche aterosclerotiche. Le HDL invece effettuano il trasporto inverso del colesterolo, quindi lo portano dai tessuti ricchi di lipidi al fegato, che poi smaltirà il colesterolo e gli altri lipidi, veicolandoli attraverso la bile nell'intestino. Le HDL, quindi il colesterolo buono, sono in grado anche di rimuovere il colesterolo dalle placche aterosclerotiche, quindi riducendo il rischio cardiovascolare del soggetto. Gli sfingolipidi sono la terza tipologia di lipidi complessi e sono composti da sfingosina al posto di glicerolo. Alla sfingosina si legano poi acidi grassi a formare un ceramide, che è l'unità di base di costituzione degli sfingolipidi. Sono costituenti delle membrane cellulari e regolano una serie di processi come il differenziamento, la motilità cellulare, la proliferazione e l'apoptosi. La sfingomielina è uno sfingolipide particolarmente importante perché entra nella costituzione della mielina, quindi del rivestimento lipidico degli assoni delle cellule nervose. È composta da sfingosina legata ad un acido grasso, quindi a formare il ceramide, acido fosforico e colina. Se alla ceramide, quindi a sfingosina più acido grasso, si lega un carboidrato, si ottengono i glicolipidi. L'accumulo di sfingolipidi dipende solitamente da deficit degli enzimi che sono deputati al loro catabolismo e provoca delle malattie note come sfingolipidosi. I glicolipidi sono composti da ceramide legata a oligosaccaridi. Si trovano principalmente sulle membrane cellulari e svolgono funzione recettoriale o di segnale intercellulare. I cerebrosidi e i gangliosidi sono i principali glicolipidi presenti nel nostro organismo. I cerebrosidi sono composti da ceramide più un monosaccaride, mentre i gangliosidi da un ceramide più un oligosaccaride. Come dice il nome, i cerebrosidi si trovano principalmente nel tessuto nervoso, mentre i gangliosidi all'interno dei gangli. Una particolare malattia legata all'accumulo di gangliosidi è la malattia di Tay-Sachs, che fa parte delle malattie di accumulo lisosomiale. Le proteine sono la terza classe di molecole organiche e hanno le essenziali funzioni di struttura e di regolazione del metabolismo. Le proteine si classificano essenzialmente in fibrose e globulari. Di norma si definiscono le proteine fibrose come le proteine con funzione strutturale e le proteine globulari come le proteine con funzione enzimatica. La caratteristica comune a tutte le proteine è l'essere costituite da una catena di amminoacidi, che è detta struttura primaria. Di norma una proteina è costituita da un centinaio di amminoacidi, al di sotto del centinaio si parla di polipeptidi, al di sotto ancora di oligopeptidi. La struttura primaria di una proteina si indica per convenzione partendo dall'amminoacido N-terminale, quindi quello che presenta il gruppo amminico libero, e si termina con l'amminoacido C-terminale, quindi quello che presenta il gruppo carbossilico libero. Il legame tra due amminoacidi adiacenti si forma quindi tra il gruppo amminico e il gruppo carbossilico ed è detto legame peptidico. Dei 20 amminoacidi che esistono in natura ne esistono 8 o 9 che sono essenziali per il nostro organismo, in quanto non siamo in grado di sintetizzarli da soli e li dobbiamo assumere con la dieta. La differenza tra 8 o 9 amminoacidi essenziali è data dal fatto che durante l'infanzia c'è un amminoacido che non è considerato essenziale in età adulta, che è l'istidina.
Oltre alla struttura primaria, quindi alla sequenza di amminoacidi, le proteine hanno altri tre livelli di organizzazione. La struttura secondaria si forma dall'avvolgimento della struttura primaria che viene stabilizzata dal legame idrogeno. La struttura terziaria si forma dal compattamento della struttura secondaria, a seconda delle proprietà idrofiliche o idrofobiche dei vari amminoacidi presenti. La struttura quaternaria, infine, si forma solo in alcuni tipi di proteine, che sono quelle formate da più subunità. Esistono due tipi principali di strutture secondarie, che sono l'alfa elica e il beta foglietto. L'alfa elica si forma quando il legame idrogeno si forma tra un amminoacido e il quarto amminoacido successivo. È quasi sempre destrorsa, quindi il giro è orientato verso destra. Il beta foglietto si forma invece quando il legame idrogeno si crea fra due amminoacidi adiacenti, ovvero il filamento si ripiega tramite un angolo e il frammento seguente della catena amminoacidica decorre parallelo al frammento precedente. L'andamento può essere parallelo o antiparallelo a seconda della direzione dei due filamenti. Ci sono poi anche altri tipi di struttura secondaria, meno ripetitivi e meno caratterizzati, che sono ad esempio gli angoli, le anse o i giri. Infine ci sono delle aree di proteina che non sono caratterizzate da una struttura secondaria definita e sono detti random. Diverse configurazioni, sia alfa elica che beta foglietto che tutte le altre strutture, possono essere presenti all'interno della stessa proteina e ne conferiscono la particolare struttura e la particolare conformazione. La struttura terziaria è la conformazione tridimensionale della proteina. Se nella proteina sono presenti molti amminoacidi idrofobici, questi tenderanno a disporsi nascosti rispetto all'ambiente esterno che è ricco di acqua e quindi la proteina si ripiegherà in una conformazione globulare. La conformazione globulare, come abbiamo detto, è tipica delle proteine con funzione enzimatica. Se invece non sono presenti molti amminoacidi idrofobici, la proteina può rimanere distesa e acquisire una conformazione fibrosa, tipica delle proteine strutturali. Le proteine fibrose più conosciute e più presenti nel corpo umano e negli organismi animali sono la cheratina, il collagene e la miosina. La cheratina costituisce gli annessi cutanei rigidi di molti animali, la miosina è insieme all'actina una delle componenti delle fibre muscolari e garantisce la possibilità di contrazione, infine il collagene forma gran parte del tessuto connettivo. Il collagene è una proteina complessa perché si forma dall'unione di tre catene polipeptidiche superavvolte. Non è un'alfa elica, non è un avvolgimento ad alfa elica, ma è un avvolgimento più rilassato e soprattutto è sinistrorso, quindi il passo è più allungato rispetto a quello dell'alfa elica. Il collagene forma gran parte del tessuto connettivo umano ed è composto da tre catene polipeptidiche superavvolte. L'unione di queste tre catene polipeptidiche forma l'unità di base del collagene che è detta tropocollagene. Ciascuna catena ha una struttura secondaria particolare, che non è un'alfa elica ma è un'elica sinistrorsa, meno spiralizzata rispetto all'alfa elica e soprattutto avvolta in senso sinistrorso e non destrorso. Le unità di tropocollagene si affiancano poi in maniera parallela e leggermente sfalsata, stabilizzandosi tra loro tramite legami crociati. Le proteine globulari si compattano grazie alla presenza di gruppi idrofobici che tendono a disporsi all'interno della struttura. Ogni proteina globulare presenta delle irregolarità che vanno a costituire quello che viene definito sito attivo, ovvero il sito attivo è una porzione della molecola in grado di produrre una determinata azione su un elemento detto substrato. Il modello è definito chiave serratura, ovvero ogni sito dell'enzima è in grado di riconoscere una particolare molecola o una classe comunque di molecole abbastanza ridotta. Ogni modifica della struttura terziaria della proteina può quindi sconvolgere completamente le proprietà della proteina e quindi le proprietà e la capacità di riconoscimento del substrato. Esempi di proteine con struttura terziaria sono gli ormoni proteici o le proteine di trasporto. Le proteine di trasporto sono in grado di legare gli elementi che non possono circolare liberi nel sangue e di veicolarli alle strutture bersaglio. La struttura quaternaria si trova nelle proteine che sono composte da più subunità. Le subunità possono essere uguali e si vanno a formare gli omodimeri, omotetrameri, omopentameri e così via, o possono essere diverse e si vanno a formare gli eterodimeri, gli eterotetrameri e così via. Le subunità vengono mantenute in sede dalle stesse interazioni che stabilizzano la struttura terziaria, quindi non legami covalenti, ma al limite ponti di solfuro o interazioni deboli. Nel caso delle immunoglobuline, che sono le proteine deputate al riconoscimento degli antigeni che possono essere proprie del nostro organismo o estranei, sono tenute insieme da ponti di solfuro. Le informazioni necessarie al corretto ripiegamento, detto anche folding, delle proteine sono contenute già nella struttura primaria, quindi già nella sequenza di amminoacidi. Modificando anche pochi amminoacidi, anche solo un amminoacido, c'è la possibilità che le informazioni vengano perse o completamente stravolte e che quindi la proteina non sia più funzionale.
Il folding è quindi l'assunzione della forma corretta da parte della proteina. Se una proteina viene danneggiata, il folding può diventare unfolding, ovvero ripiegamento scorretto. La cellula ha tutta una serie di meccanismi che occorrono a prevenire o a rimediare l'unfolding delle proteine, perché la presenza di un eccesso di proteine malavolte può determinare accumulo di queste, perdita della funzionalità cellulare e anche morte cellulare. Le malattie da misfolding, quindi le malattie da malavvolgimento, derivano dalla presenza di deficit nei meccanismi di riparazione o nei meccanismi di proteostasi, quindi di mantenimento dell'equilibrio tra le proteine unfolded e misfolded. L'amiloidosi è la più conosciuta tra le malattie da malavvolgimento, ma anche molte malattie neurodegenerative, tra cui l'Alzheimer, sono ricollegabili a questo meccanismo. Un esempio di mutazione puntiforme, quindi di un singolo amminoacido che determina la perdita delle proprietà della proteina, è quella che determina la malattia dell'anemia falciforme. In questo caso abbiamo una mutazione valina-glutammato nella catena dell'emoglobina. Questo provoca il malavvolgimento della proteina e la deposizione all'interno del globulo rosso. Il globulo rosso perde la sua forma normale a disco biconcavo e diventa falciforme, quindi a forma di falce. Un altro esempio di mutazione di un singolo amminoacido che provoca la perdita funzionale della proteina è quello che provoca l'osteogenesi imperfetta. L'osteogenesi imperfetta è una patologia estremamente grave che deriva dalla mutazione della proteina collagene. In questa malattia il collagene non è in grado di garantire la solidità strutturale che dovrebbe garantire in quanto componente del tessuto connettivo e del tessuto osseo, e le ossa vanno incontro a fratture anche spontanee, anche già nell'utero, quindi il feto può nascere già con fratture o può addirittura non arrivare a termine. Gli acidi nucleici sono la quarta classe di molecole organiche, sono essenzialmente DNA e RNA. La funzione consiste nel contenere l'informazione genetica e di renderla disponibile per guidare poi il metabolismo cellulare. Come per le proteine, abbiamo una struttura di base formata dalla ripetizione di una struttura, che sono i nucleotidi. I nucleotidi sono quattro, diversi tra il DNA e l'RNA. L'analogia con le proteine rende ragione del fatto che la struttura del DNA o dell'RNA si traduce poi nella struttura delle proteine, tramite i processi appunto di trascrizione e di traduzione. Un nucleotide è formato dall'unione di un monosaccaride, in questo caso un pentoso, quindi con 5 atomi di carbonio, una base azotata e un gruppo fosfato. L'unione del pentoso, quindi dello zucchero, e della base azotata è detto nucleoside. L'aggiunta del fosfato al nucleoside è detta nucleotide. Nel DNA lo zucchero è il desossiribosio, mentre nell'RNA è il ribosio. Le basi azotate del DNA sono adenina, timina, citosina e guanina. Invece nell'RNA la timina viene sostituita dall'uracile. Le basi puriniche sono rappresentate da adenina e guanina. Le basi pirimidiniche sono costituite da citosina, timina e uracile. I nucleotidi si legano tra di loro in successione attraverso l'interazione fra il gruppo fosfato di un nucleotide e il carbonio in posizione 3 del nucleotide adiacente. Da un lato della catena si trovano quindi alternati i pentosi e i gruppi fosfato, dall'altro lato della catena si trovano tutte le basi azotate. L'interazione fra le due catene, che formerà poi la struttura del DNA, avviene dal lato delle basi azotate e avviene secondo una precisa complementarietà. La catena presenta una precisa direzionalità che è sempre 5'-3', ovvero in prima posizione si trova la molecola con il carbonio in posizione 5 libero, in ultima posizione si trova la molecola con il carbonio in posizione 3 libero. In natura il DNA presenta una struttura a doppia elica, quindi ci sono due filamenti che interagiscono tra di loro e si avvolgono. L'interazione avviene grazie alle basi azotate. L'adenina si accoppia sempre con la timina e la citosina si accoppia sempre con la guanina. Tra adenina e timina si formano due legami idrogeno, mentre fra citosina e guanina se ne formano tre. Conoscendo la successione di basi di un filamento, si può stabilire per complementarietà anche la successione di basi del filamento appunto complementare. Le due eliche sono disposte in direzione antiparallela, ovvero se una catena si dispone in direzione 5'-3', l'altra si disporrà in direzione 3'-5', ma comunque la direzione alla quale ci si riferisce è sempre quella 5'-3'. In natura le basi azotate si dispongono perpendicolarmente all'elica, quindi alla struttura di base composta dal pentoso e dal gruppo fosfato, e la struttura del DNA è detta di tipo B. Nella struttura di tipo B, dall'avvolgimento si formano un solco maggiore e un solco minore, e l'avvolgimento è di tipo destrorso. Ci sono altri due tipi di avvolgimento del DNA che sono detti tipo A e tipo Z. Il tipo A non esiste in natura ed è costituito dalla molecola di DNA disidratata, quindi più compatta.
Il tipo Z invece può essere presente nella molecola in particolari tratti molto ricchi di citosina e di guanina ed è costituita da un avvolgimento sinistro-orso, quindi opposto rispetto al tipo B, e con andamento a zigzag. Secondo il dogma centrale della biologia, il flusso dell'informazione va sempre dal DNA alle proteine e mai viceversa. L'intermedio tra DNA e proteine è costituito dall'RNA e in particolare dall'RNA messaggero. Il DNA viene quindi trascritto in forma di mRNA, che è sempre costituito da nucleotidi, e successivamente viene tradotto in forma di amminoacidi. Il passaggio tra nucleotidi e amminoacidi è reso possibile dal codice genetico, ovvero ogni tripletta di nucleotidi codifica per un amminoacido. Siccome gli amminoacidi esistenti in natura sono 20 e le combinazioni di triplette sono 64, più triplette codificano per uno stesso amminoacido. Ci sono poi alcune triplette non codificanti che servono all'inizio o alla fine della traduzione. Ogni cellula all'interno del nucleo contiene 2 metri di DNA, che devono essere quindi estremamente compattati per entrare in una struttura così piccola come il nucleo della cellula. I vari livelli di compattazione partono dall'elica del DNA. Il primo livello di avvolgimento si forma dall'interazione della doppia elica del DNA con un core proteico. Il core proteico è formato da molecole dette istoni. Gli istoni presenti all'interno di questo core proteico sono disposti in coppie e sono l'H2A, l'H2B, l'H3 e l'H4. C'è poi un quinto tipo di istone, che è l'H1, che blocca l'avvolgimento del DNA attorno al core proteico, come se fosse un rocchetto e il DNA fosse il filo avvolto appunto intorno al rocchetto. La regione di DNA che si trova tra due nucleosomi adiacenti è detta DNA linker. Il DNA nucleare viene poi organizzato in strutture sempre più compattate fino a formare i cromosomi. I cromosomi che sono presenti nelle cellule umane sono disposti in 23 coppie. Le prime 22 coppie sono dette autosomi, mentre la 23esima coppia è quella dei cromosomi sessuali, che sono XX nel sesso femminile e XY nel sesso maschile. Ogni istone quindi è composto da 8 subunità e attorno a ogni core istonico si avvolge il DNA per un giro e 75, quindi un giro e 3 quarti. L'avvolgimento del DNA attorno al core proteico è sempre in senso sinistro-orso. Una volta che si formano i nucleosomi, la struttura del DNA è detta a filo di perle, perché si nota proprio l'alternanza tra la regione di DNA linker e le regioni di DNA avvolte attorno agli istoni, quindi le regioni dei nucleosomi. In seguito alla collana di perle si formano delle fibre di 30 nanometri di diametro, successivamente delle anse di cromatina, la cromatina compattata e infine i cromosomi. Le funzioni del DNA sono strettamente correlate con il fatto che si tratta della molecola deputata al contenimento delle informazioni genetiche. Quindi dispone delle informazioni necessarie per costruire e per far funzionare l'intero organismo e genera poi copie delle informazioni genetiche in modo da consentire la riproduzione. L'RNA è il secondo tipo di acido nucleico presente nella cellula umana, che non ha una funzione di depositario delle informazioni genetiche come il DNA, ma questo può avvenire all'interno di alcune cellule come i batteri, che sono dette appunto cellule a RNA. Nelle cellule umane, l'RNA è costituito dall'accoppiamento di basi adenina-uracile e citosina-guanina, quindi abbiamo la presenza dell'uracile invece della timina, come avviene nel DNA. Rispetto al DNA, gli RNA sono più piccoli, hanno una vita più limitata e la struttura è a singolo filamento, quindi non c'è un'interazione tra basi. La sintesi dell'RNA parte da un filamento stampo di DNA, sulla base del quale vengono appaiati i nucleotidi complementari. La forma funzionale dell'RNA non è sempre quella definitiva che andrà poi incontro, se codificante, al processo di traduzione, ma viene sottoposta ad una serie di processi maturativi, che sono l'aggiunta di un cap, di una coda di poliadenine e lo splicing, ovvero la rimozione di alcune regioni non codificanti, dette introni. Le regioni che invece vengono mantenute in quanto codificanti sono dette esoni. Le funzioni dell'RNA dipendono dal tipo considerato. I tre tipi principali di RNA presenti nella cellula umana sono l'RRNA o RNA ribosomiale, l'mRNA o RNA messaggero e il tRNA o tRNA transfer. L'mRNA è responsabile della trasmissione delle informazioni contenute nel DNA e nel processo di traduzione, quindi nel passaggio da un codice costituito da nucleotidi a un codice costituito da amminoacidi e la formazione di proteine. L'RRNA forma i ribosomi, che sono poi gli organelli deputati alla sintesi proteica. Il tRNA è invece deputato al trasporto degli amminoacidi dal citoplasma alle zone in cui sta avvenendo la sintesi proteica. Quindi tutte le tipologie di RNA presenti nella cellula sono inserite nel processo di sintesi proteica.
Le vitamine sono l'ultima classe di molecole organiche che tratteremo. Sono composti organici che hanno funzione regolatrice e non hanno assolutamente potere calorico. Quindi abbiamo visto i glucidi in grado di fornire 4 kcal per grammo, così come le proteine, i lipidi in grado di fornire 9 kcal per grammo. In questo caso le vitamine non hanno la possibilità di fornire potere calorico, ma sono comunque essenziali per l'organismo. Sono necessarie in minime quantità, infatti vengono dette micronutrienti in opposizione ai macronutrienti, che sono invece glucidi, lipidi e proteine. Vengono divise essenzialmente in idrosolubili e liposolubili. Le vitamine idrosolubili sono quelle del gruppo B e la vitamina C. Non possono essere immagazzinate nell'organismo e quindi devono essere assunte in maniera continuativa e per tutta la vita. Le vitamine liposolubili sono invece in grado di essere immagazzinate. Questo comporta la possibilità di essere anche accumulate in eccesso e si tratta di una condizione definita ipervitaminosi. Comunque anche il deposito non è di norma sufficiente a garantire la presenza nell'organismo della quantità necessaria di vitamine, quindi anche queste devono essere assunte nell'ambito di una dieta equilibrata. Le vitamine possono funzionare da ormoni, da antiossidanti oppure da cofattori. Le vitamine del gruppo B sono idrosolubili, non sono accumulate nell'organismo e vanno quindi assunte in maniera costante. Sono numerate da 1 a 12, ma in realtà solamente 8 sono considerate vere e proprie vitamine. Sono coinvolte nel metabolismo cellulare e garantiscono il corretto funzionamento del sistema nervoso, della muscolatura e dell'apparato gastrointestinale. I prodotti di origine animale sono quelli che principalmente contengono le vitamine del gruppo B. La vitamina B12 è una vitamina particolarmente importante nell'organismo ed è anche quella che molto frequentemente è carente. Questo perché il suo assorbimento intestinale dipende dalla presenza del fattore intrinseco, che è una proteina secreta dalle cellule della mucosa gastrica. Nei soggetti che non possiedono il fattore intrinseco o che hanno particolari mutazioni, la vitamina B12 non viene assorbita e questo provoca una condizione nota come anemia perniciosa. Anche la carenza di vitamina B9 provoca anemia, in particolare anemia megaloblastica, ovvero i globuli rossi che sono presenti nel sangue sono di dimensioni eccessive. La carenza si può manifestare anche in caso di dieta vegetariana protratta per lungo tempo, perché a differenza di tutte le altre vitamine idrosolubili, la vitamina B12 può essere immagazzinata in parte nel fegato e quindi solo un 5-10 anni di dieta vegetariana danno poi veri e propri problemi. La vitamina C è la seconda componente delle vitamine idrosolubili, è molto diffusa negli alimenti di origine vegetale, in particolare nei frutti come arance e kiwi. Nell'immaginario comune la vitamina C è associata a una migliore risposta immunitaria, questo perché effettivamente riduce la degradazione dei leucociti e stimola la produzione di anticorpi. Inoltre limita i danni ossidativi al DNA agendo da antiossidante e limita la produzione di nitrosamine, che sono dei potenti cancerogeni. Le vitamine liposolubili sono la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K. La vitamina A si trova principalmente nei vegetali e nei frutti di colore giallo-arancio, sotto forma di carotenoidi. Un derivato della vitamina A entra nella costituzione dei pigmenti visivi, infatti la vitamina A è essenziale nel processo di visione notturna. La carenza si manifesta come primo sintomo con difficoltà appunto alla visione durante la notte o al buio. Un altro ruolo della vitamina A è quello di garantire il trofismo epiteliale, infatti i soggetti con carenze di vitamina A hanno spesso la pelle secca e i capelli molto sottili e tendenti alla caduta. La vitamina D è una seconda vitamina liposolubile che si trova soprattutto nei pesci grassi e nell'olio di fegato di merluzzo. Viene prodotta in parte anche dalla cute, ma deve essere attivata tramite la luce del sole. Va poi incontro a reazioni di idrossilazione nel fegato e nel rene. Solo in seguito a queste due reazioni si forma la vitamina D nella sua forma attiva, che ha un ruolo ormonale essenziale nella regolazione della calcemia. La vitamina D regola la calcemia insieme a calcitonina e paratormone e in particolare stimola il rimodellamento dell'osso, ma in senso positivo, e il riassorbimento del calcio dalle urine e l'assorbimento di calcio attraverso l'intestino, quindi nel complesso ha una funzione ipercalcemizzante. La carenza determina rachitismo in età infantile o osteoporosi in età adulta. La vitamina E è la terza vitamina liposolubile che ha principalmente proprietà antiossidante, quindi protegge l'organismo dai danni prodotti dai radicali dell'ossigeno. Si trova nella frutta e in minima parte anche nelle verdure. La vitamina K è l'ultima delle vitamine liposolubili che si trova principalmente negli ortaggi a foglia verde. Il suo ruolo è intervenire nella sintesi epatica dei fattori della coagulazione, quindi una carenza di vitamina K si manifesta come difficoltà ad arrestare la perdita ematica e quindi difficoltà nel processo coagulativo. Ora che abbiamo parlato delle molecole organiche, quindi di glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici e vitamine, riecco le domande che abbiamo descritto all'inizio. Provate a rispondere e nella prossima slide vedrete tutte le soluzioni.